Ciao ragazzi e ben ritrovati o benvenuti, se è la prima volta che approdate sul canale di Sbarba, io sono Bruno Iepariello e benvenuti in questo format della riflessione tonsoria, anzi riflessioni al plurale, perché qua si parla di diversi argomenti. Oggi stavo girovagando sull'internet, sul sito di Above the Tie. Se ne è parlato tanto in questo periodo proprio perché ha fatto un po', diciamo, scalpore il comunicato che hanno, credo siano due i soci fondatori di Above the Tie, che hanno scusatemi, annunciato, insomma, fatta questa comunicazione, no? I due soci della chiusura dell'azienda. Ora, a me, sinceramente, ha detto proprio fuori dai denti, dispiace sempre quando un'azienda, un brand chiude, anche se lui fosse un mio competitor, quindi un rivenditore come me, oppure un semplice produttore di sapone, eccetera, eccetera. Non so il tipo, meglio così, morte tua, vita mia. Mi hanno sempre, diciamo, insegnato da piccino che non devi augurare agli altri quello che non vuoi per te. Quindi il male, sostanzialmente, io non lo auguro a nessuno. E quindi mi fa sempre, diciamo, un po' un cruccio nel cuore, perché capisco che dietro al brand, dietro all'azienda, c'è una persona che ci ha lavorato, ci ha creduto, ci ha investito del tempo e del denaro, e a fianco, semmai, a quella persona ci sono famiglie che forse di questo lavoro ci campavano, ok? Ora, detto questo, io non conosco i dettagli e i motivi precisi per cui i soci di Above the Tie hanno deciso di chiudere l'azienda. Può essere mille motivi, no? Cioè, i motivi sanno solo loro. Problemi finanziari? O hanno vinto alla lotteria e dicono ciao a tutti e noi campiamo di rendita? Può essere anche questo. Cioè, faccio per dire, no, sono ipotesi, ma non li conosciamo, almeno io non li conosco. Però, voglio analizzare oggi dal punto di vista non imprenditoriale, attenzione, io non voglio fare i conti in tasca a nessun altro mio competitor o azienda, ma voglio, diciamo, analizzare un attimino il loro brand, ok, visto che sto sul loro sito, da appassionato, da scimmiato, da collezionista, eccetera, eccetera. Quindi in questo video lo analizzo un po' con quelli che potrebbero essere i vostri occhi, ok? Ok, partiamo dal presupposto che Above the Tie ha sempre avuto un prezzo non accessibile, erano sempre rasoi abbastanza costosi. Chiaramente non siamo ai livelli di Rocknell, sono rasoi da 800 euro, ma non sono manco rasoi da 50 euro. Si attestavano a 100, qualcosina, proprio gli ultimi, 150, sì, fino a 250. E lo possiamo vedere da un semplice dettaglio, ragazzi. Ora, io mi è proprio saltato all'occhio questo manico. Ok, ve lo faccio vedere così ne ragioniamo un attimino un po' insieme. Questo è un classico manico bambù, lo fa pure Razorock, lo fanno anche i cinesi che ormai copiano tutto. E poi che hanno fatto loro? Hanno fatto, io sto sulle loro, vabbè, traduce maniglie, ma sui manici, no, dei rasoi. Il manico Atalante, anche questo, diciamo, preso da Gillette, bambù, il Calypso, che mi sembra un'ibridazione tra il primo Atalante e un come si chiama, il Bulldog, no? Perché ci sono comunque queste tre fresature sul fondo. Poi c'hanno il Colosso, e anche questo potrebbe essere paragonato a un super Knarl di casa Razorock. E poi abbiamo il Crono, che è un Bulldog senza le tre fresature finali, no? Quindi voglio dire,
Come azienda, Above the Tie era un'azienda che produceva rasoi e parti di rasoi abbastanza classiche, quindi non aveva a catalogo no, dei manici o delle testine un po' stravaganti. Mi viene in mente, ecco, io ce l'ho proprio qui, l'ho usato ieri per la sbarbata. Guardate che manico che si sono inventati quelli di Goodfellas. Poi abbiamo anche il manico del Sintesi, che è un'altra, possiamo dire, opera d'arte, belli. Ci abbiamo il Gladio con quella, ci abbiamo l'Italico, cioè, secondo me, te azienda, ok, devi anche portare all'interno del mondo in cui tu vai ad operare anche un pochino di innovazione, perché se no, la mia domanda da utilizzatore, da scimmiato come voi, ma perché io mi devo andare a comprare un Above the Tie manico bambù che costava 68 euro? Solo il manico. E oggi tu me lo metti a 30 euro, quando io un Razorock che ha più o meno le stesse fattezze, ok, io lo pago a prezzo pieno, meno di 20 euro. Sui 16, 17, 19 euro, ora non mi, ma meno di 20 euro. Loro invece lo mettono in offerta a 30, perché chiaramente stanno liquidando l'azienda. Quindi non sono mai stati gli Above the Tie, dicevo, sia le parti, sia i rasoi completi, economici. E manco non hanno mai avuto quella innovazione, quella cosa che dice mamma mia sta testina. Per esempio mi viene in mente un'altra azienda americana che almeno un po' di innovazione dal punto di vista puramente estetico ce l'ha messa, l'ha fatta, è Blackland con il suo Blackbeard, l'uccello nero. Ragazzi, ma quel rasoio non è uguale a nulla. Cioè, non c'era prima del Blackbeard un rasoio uguale. Hanno fatto un'opera d'arte. Bellissimo. E quindi capite che cioè, a volte è proprio il dirigente d'azienda, no? È quello che sta dietro a dirigere, come il burattinaio, a tirare i fili dell'azienda, che ne decreta le sorti della stessa. Cioè, se te non sei competitivo manco sui prezzi e poi non porti innovazione, sì, hai fatto 10 testine tutte uguali con gap diversi, ok, ci siamo, ma te le fai pagare di più e poi l'estetica è sempre quella, bene o male. Io mi ricordo di averlo venduto anch'io un Above the Tie, anzi due erano, uno era in alluminio ed era satinato, o meglio era anodizzato, scusatemi, e l'altro era questo, cioè un rasoio. Questo tra l'altro mi sembra di averlo provato, ora non ricordo se sul canale di Sbarba o sul mio vecchio canale, 100 euro di rasoio fatto in, vediamo se c'è scritto, 303, quindi vabbè, comunque un acciaio stainless steel, SB90, era pure bello cazzuto, cioè era abbastanza aggressivo, non era manco un rasoio per tutti. E questa è stata, diciamo, la seconda ondata dove forse hanno capito di abbassare un attimino i prezzi questi di Above the Tie e lo vendevano a 100 euro. Ma devi innovare, cioè devi fare questo lavoro qui, cioè devi un po', alla fine questo è sempre un rasoio in tre pezzi, cioè tanto i rasoi sono tutti uguali, ma almeno sforzati di creare un manico diverso, perché anche l'occhio vuole la sua parte, perché se io devo andare a comprare questo rasoio che lo pago 100 euro, ok, e mi vado a comprare un rasoio dove all'epoca, attenzione, perché questo era diversi anni fa, all'epoca il Game Changer credo ci esistesse solo l'84, poi il 68 è venuto dopo,
costava 70 euro, quindi 20 euro meno. Quando è arrivato e approdato il game changer in Italia che faceva, diciamo, concorrenza a questo qui. Quindi è così, ragazzi. Bisogna vedere, quindi questo, con questa riflessione, cosa io voglio dire. Ho già detto quello che penso sul mondo del wet shaving, che secondo me è di nicchia e rimarrà probabilmente, anzi quasi sicuramente, un mercato di nicchia. Ma secondo me non è esplosa la bolla della rasatura. Ma non voglio di manco fallita, perché non mi piace questa parola. Ha soltanto chiuso, ok, un'azienda che molto probabilmente non è stata gestita nel miglior modo, ok? E quindi niente, tutto qua. Io poi un'altra cosa, forse non l'ho detto. C'è stata la corsa ultimamente ad acquistare tutti quanti, visto che hanno messo in offerta, e ripeto, 30 euro cioè, costa di più di un Razorock nuovo a prezzo pieno, tutti quanti a comprarsi gli Above the Tie. Questi io li chiamo sciacalli, perché chiaramente poi si rivenderanno i prodotti acquistati in offerta a un prezzo di lì a poco maggiore. Chiaramente vogliono solo speculare, questi sciacalli. Vabbè, comunque, niente, questo era il mio pensiero su il caso Above the Tie. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, perché queste riflessioni poi nascono semplicemente per creare un dibattito su questo canale, comunque su questa community. Quindi aspetto un vostro commento appunto nei commenti. Ciao!